Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la pagina politica, l'attuale vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, potrebbe essere il candidato del Partito Democratico e del centro-sinistra alle prossime elezioni regionali. Il centrodestra intanto si avvia verso una candidatura unica, nonostante gli attriti a livello nazionale, soprattutto fra Lega e Forza Italia. Sentiamo il punto della situazione nel servizio di Giovanni Minicozzi. Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura in scadenza il prossimo 25 settembre, potrebbe essere il candidato alla presidenza della Regione per il PD. Le indiscrezioni in tal senso si rincorrono a ritmo frenetico. Sul nome di Legnini, oltre al PD, potrebbero confluire anche alcune liste civiche orientate verso il centro-sinistra. L'attuale governatore Luciano D'Alfonso, invece, sarebbe fuori dalla partita e dunque si accingerebbe ad optare per l'elezione al Senato e a seguire da osservatore attento e interessato gli sviluppi della vicenda. Peraltro, secondo molti osservatori, questa volta il candidato presidente spetta ad un esponente politico del Chietino e Giovanni Legnini rappresenta proprio quel territorio. Nel versante opposto è stata sancita sabato scorso, nel corso di una riunione tenutasi a Pescara, l'unità di tutta la coalizione di centrodestra. Notizia questa che dovrebbe fugare ogni dubbio su una eventuale intesa Lega-Movimento 5 Stelle, ma le ultime vicende romane circa il crescente attrito tra Lega e Forza Italia sulle nomine RAI e sul decreto dignità potrebbero rimettere in discussione l'alleanza. Il coordinatore della Lega, Giuseppe Bellachioma, che ha convocato la riunione di sabato scorso, da noi interpellato, ha dichiarato: "Stiamo vivendo un particolare momento politico, ma io sono convinto che l'unità della coalizione sia necessaria per vincere le prossime elezioni regionali, anche con l'apporto fondamentale delle liste civiche." Circa il nome del candidato presidente, Bellachioma non si è sbottonato più di tanto, ma ha confermato che spetta alla Lega non per un capriccio, ha detto, ma perché i sondaggi prevedono una forbice tra il 20 e il 25% di consensi al mio partito. Sulle ipotesi di candidatura alla presidenza, però, Bellachioma qualcosa di più lo ha detto. Avevo già proposto Fabrizio Di Stefano agli alleati, ma qualcuno ha preso tempo, ha svelato il coordinatore leghista. Comunque, ha aggiunto, l'aspirante presidente potrebbe essere anche una personalità della Lega esterna alla Regione. Lui non lo dice, ma i soliti ben informati hanno fatto circolare il nome di Alberto Bagnai, economista toscano, eletto al Parlamento con la Lega lo scorso 4 marzo in Abruzzo, insieme a Luigi Deramo e a Giuseppe Bellachioma. Bagnai è anche professore associato all'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara. Il Movimento 5 Stelle, infine, in corsa solitaria, potrebbe puntare sulla candidatura di Sara Marcozzi alla presidenza, ma dovrà essere scelta dagli iscritti attraverso il sistema Rousseau. Intanto, il Consiglio regionale si appresterebbe a modificare la legge elettorale per reintrodurre il voto disgiunto fra l'elezione del presidente e quella del consigliere. Andiamo avanti e cambiamo argomento. La tua azienda unica del trasporto regionale ha presentato il nuovo CDA composto da 5 consiglieri che costeranno all'azienda 50.000 euro lordi all'anno. Il CDA sarà composto dal presidente Tullio Tonelli, che rinuncerà al proprio compenso, e dai consiglieri Guido Dezio, Federica Evangelista, Irini Pervolachi e Carmine Paolini. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Riduzione del costo dei titoli di viaggio ed estensione del biglietto unico da 11 a 31 comuni. Sono questi alcuni degli obiettivi illustrati questa mattina a Pescara dal presidente di TUA, Società Regionale dei Trasporti, Tullio Tonelli, in occasione della presentazione del nuovo CDA dell'azienda, che passa da 3 a 5 componenti. Poi dobbiamo guardare anche nell'interesse dei cittadini, anche a migliorare proprio l'assetto stesso. Abbiamo presentato ufficialmente all'inizio di giugno un piano che riguarda l'estensione del biglietto unico da 12 a 31 comuni.
Per la prima volta credo che sia stato presentato un progetto dove si taglia il costo del trasporto del 65%, anziché pagare di media 3 euro come biglietto si pagherà 1,20 euro, quindi capite bene che è un intervento abbastanza drastico. Questo con lo scopo di portare viaggiatori sull'autobus dal mezzo privato all'autobus. Ho fatto fare un'indagine a una società specializzata, la Cervet, che è tra le migliori società in Italia, e mi ha detto che la forbice che prevede che da 35.000 a 40.000 macchine automobilisti passeranno dal mezzo privato al mezzo pubblico, il che significa che delle 115.000 macchine che ogni giorno arrivano a Pescara le potremmo portare, io parlo in termini teorici, sono studi fatti, da 75 a 80.000, significa riportare Pescara agli anni 80, credo che questa è la cosa più significativa, al di là del fatto che avremo anche un beneficio in termini di entrate aziendali, il che non guasta. Il nuovo consiglio di amministrazione avrà un costo di 5 volte inferiore a quello degli anni precedenti, come ha dichiarato il consigliere regionale con delega ai trasporti Maurizio Di Nicola. Questo nuovo CDA costa innanzitutto 5 volte di meno di quello che c'erano, di quelli che c'erano precedentemente nelle tre società fuse in TUA, ma non è il costo del CDA l'elemento qualificante di queste nomine, quanto l'aver coperto tutto lo spazio delle competenze che servono alla grande azienda come TUA per dare le risposte di ulteriore organizzazione del servizio che noi ci attendiamo. La Regione Abruzzo mette in campo finalmente i servizi minimi regionali, è una programmazione che attendiamo da oltre 15 anni, arriveremo alla specifica con il piano triennale dei trasporti nei prossimi giorni, su quelle griglie la nuova azienda dovrà cimentarsi e confrontarsi per garantire all'utenza il miglior servizio. Abbiamo integrato il CDA in maniera tale che ci siano tutte le competenze per arrivare a cogliere questo obiettivo nei prossimi mesi, che è il nostro obiettivo principale, poiché abbiamo nel corso dell'ultimo quadriennio messo in campo sia dal versante della Regione una nuova programmazione che appunto attendevamo da oltre 15 anni, sia dal punto di vista della gestione della società pubblica tutto quell'efficientamento per rendere sostenibile l'esercizio di un'azienda pubblica nei trasporti, con un utile d'esercizio che l'ultima assemblea ci ha certificato e che quindi credo possa far essere ottimisti gli abruzzesi per quanto riguarda il futuro, i lavoratori di questa azienda e tutti coloro che credono che l'Abruzzo debba essere visitato e che per essere visitato debba avere dei buoni mezzi di trasporto. Ed ora la cronaca: era conosciuto come il dentista del paese ma non aveva la laurea in medicina. Un odontotecnico di 63 anni di Loreto a Prutino è stato scoperto dalla squadra mobile della Questura di Pescara, che ha posto sotto sequestro il suo studio. Sentiamo. Al piano terra della propria abitazione, oltre al laboratorio di odontotecnico, aveva attrezzato un vero e proprio studio medico con tanto di lettino da dentista. Sono state le numerose testimonianze raccolte dalla squadra mobile della Questura di Pescara ad incastrare un odontotecnico di 63 anni accusato del reato di esercizio abusivo della professione medica, perché in assenza dei titoli necessari, cioè la laurea in medicina e chirurgia con relativa specializzazione in odontoiatria, svolgeva l'attività di dentista all'interno del proprio studio di Loreto a Prutino. I suoi pazienti hanno confermato come fossero soliti rivolgersi a lui ogni qualvolta avevano bisogno di un'otturazione, di una pulizia dei denti o addirittura di un'estrazione, considerandolo un vero e proprio dentista di famiglia. Le indagini dirette dal sostituto procuratore del Tribunale di Pescara, Rosaria Vecchi, hanno evidenziato che l'uomo, pur non avendo mai conseguito la laurea necessaria, fosse di fatto conosciuto come il dentista del paese, il tutto ovviamente senza che venisse fatturato alcunché. Alla luce degli elementi di prova acquisiti dalla squadra mobile, la Procura della Repubblica ha chiesto il provvedimento del sequestro preventivo emesso dal GIP Gianluca Sarandrea, che ha ritenuto sussistente il fumus del delitto di esercizio abusivo della professione, valutando peraltro come necessario a tutela dell'interesse della collettività a regolare svolgimento delle professioni il sequestro dello studio, stante il rischio di reiterazione del reato. Ancora una notizia di cronaca: è stato allontanato dalla casa familiare un quarantenne di Giulianova accusato di continui maltrattamenti ai danni della compagna, offesa, minacciata e picchiata per futili motivi. L'uomo era geloso e possessivo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri che gli hanno notificato la misura
cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, oggetto di percosse, calci e pugni. Il marito la assillava in continuazione, secondo quanto ricostruito, ed era arrivato ad impedirle di uscire di casa senza di lui e di vedere i figli avuti da un precedente matrimonio. Più che un compagno, il quarantenne dunque si comportava da padrone nei confronti della vittima picchiata anche quando era incinta e costretta a rifugiarsi per diversi periodi da parenti ed amici. Adesso proseguiamo con il nostro giornale, ma cambiamo argomento. Assunti dal Comune di Pescara 30 vigili stagionali che lavoreranno per 4 mesi, presentati anche i nuovi 4 mezzi della Polizia Municipale per il monitoraggio della città di Pescara. Sentiamo. 30 nuovi vigili stagionali, nuovi mezzi in arrivo per la Polizia Municipale, stagione estiva che entra nel vivo e amministrazione comunale che vuole seguire ovviamente la città con un occhio ancora più attento. Certamente sì, è stata questa la motivazione per la quale ci siamo messi al lavoro. Abbiamo avviato un concorso per la prima volta come Comune di Pescara con una graduatoria per 30 nuovi vigili stagionali, ma con 200 idonei, dando possibilità anche ad altri comuni che vogliono di prelevare la nostra graduatoria. Credo che sia questo importante, una risposta puntuale e concreta. L'anno scorso abbiamo prelevato 15 unità, quest'anno 30 unità, raddoppiando il numero. Questo dimostra come l'amministrazione comunale di Pescara sia attenta alle dinamiche della propria città. L'estate ormai, come lei ha sostenuto, e siamo dentro l'estate, nel pieno estate, nella piena estate, per cui è giusto che i nuovi vigili diano un contributo di aiuto alla cittadinanza tutta, voglio dire nel rispetto delle regole, e non solo delle regole riferite alla viabilità, ma le regole in generale per il decoro e quant'altro di cui la Polizia Municipale anche si occupa. Arrivano anche nuovi mezzi. Presenteremo 4 nuove autovetture, una Giulietta, 2 Punto e una Panda. Sono macchine di servizio, quindi riconoscibili attraverso la scritta della Polizia Municipale e non macchine civetta, e quindi è un servizio ulteriore che noi daremo, dando la possibilità ai nuovi anche di poter muoversi in tranquillità e serenità attraverso anche questi nuovi mezzi. Saranno 4 i mesi, il mese di agosto, il mese di settembre e il mese di ottobre, poi ci sarà un'interruzione e si ripartirà dal 1° di dicembre fino al 31 di dicembre. C'è una variante, nel senso, se riusciremo daremo eventualmente anche la possibilità del 5° mese, considerando il mese di novembre. Adesso ci spostiamo a Punta Penna, Vasto, con le immagini che andiamo a vedere, che riguardano un flash mob che si è tenuto proprio sulla spiaggia. La scritta che vedete, No Oil, composta da persone, comparsa sulla spiaggia, una delle più belle d'Abruzzo, nel flash mob organizzato da Legambiente in occasione del passaggio della Goletta Verde e del lancio della petizione No Oil indirizzata al ministro Di Maio per fermare l'estrazione e i sussidi alle fonti fossili. Abruzzo, che ricorda Legambiente, che con le fonti fossili copre il 74,7% dei consumi totali regionali contro il 25,3% delle fonti rinnovabili. Sono almeno 10 le compagnie che hanno fatto richiesta di ricerca e prospezione per nuove aree, per 2000 km quadrati per la terraferma e più o meno altrettanti in mare. Andiamo avanti adesso con il nostro telegiornale, ci spostiamo all'Aquila, ripristinato il tunnel del mega parcheggio di Collemaggio che porterà gli utenti direttamente in Piazza Duomo. Per ora è solo pedonale, ma a breve si vorrebbe riattivare il tapis roulant. L'amministrazione della MEP apre le porte del mega parcheggio, potenzialmente una risorsa ma mai effettivamente decollato. Sentiamo il servizio di Daniela Rosone. Il tunnel che collega il mega parcheggio di Collemaggio a Piazza Duomo è funzionante ed attivo, ma per ora solo pedonalmente, in attesa di ricevere una risposta del Comune sui lavori di manutenzione che si dovranno fare. La richiesta del Comune, quindi, in vista delle grandi manifestazioni estive, è stata esaudita. Per ora l'orario è il consueto, dalle 8 alle 20, ma per gli eventi serali ci si sta lavorando. Purtroppo adesso è attivo soltanto pedonalmente, ma speriamo che, insomma, fra un po' di tempo si possa
possa anche riattivare si possano riattivare i tapis roulant, che hanno bisogno di una manutenzione straordinaria abbastanza importante, visto che sono stati fermi per molti anni, e che comunque siamo in attesa che adesso con il Comune di arrivare a questa conclusione per rifare il ripristino totale di quello che è il tunnel. L'amministratore delegato dell'MP, Santilli, ha aperto il megaparcheggio per mostrare i lavori che sono stati fatti e rimandare un po' al mittente le accuse di degrado, o meglio, il bagno oggetto della fotografia che ha fatto intervenire il Comune con un sopralluogo e un verbale era effettivamente usurato, ma non per negligenza dell'MP, spiega Santilli. Bagno che tra l'altro fa parte di una struttura creata nel doposisma per servire i tanti pendolari che si spostano sulla costa e anche le attività ospitate con strutture provvisorie nel dopo terremoto. Dunque il tempo che è passato, la normale usura, ha detto. La MP, ha ribadito Santilli, ha ottemperato a tutte le richieste del Comune. Oggi l'utenza del parcheggio è irrisoria e i dipendenti sono indietro di 4 stipendi, anche se l'azienda, man mano che entra liquidità, pensa prima a loro, come ha ribadito l'amministratore. Anche Tua è in ritardo, in effetti, con il pagamento delle fatture alla società MP. Ma nell'idea del centro pedonalizzato questo parcheggio sarà essenziale per Santilli e l'interlocuzione con il Comune prosegue ed è costante, ma non solo, perché la società vuole attivare delle convenzioni con università, se possibile uffici pubblici. L'INPS ad esempio l'ha già richiesta. La pagina degli eventi adesso: grande presenza di persone a Pianella per la festa patronale ad allietare la calda serata di luglio. È stato il concerto di una delle band più in voga del momento, i The Colors, reduci dal reality di Amici e non solo, anche dai successi di Sanremo. Vediamo il servizio di Vestina News. Nonostante con il decreto Gabrielli del 2017 siano aumentate le spese in termini economici e inasprite le misure di sicurezza per la realizzazione di feste patronali, sagre e manifestazioni, questo continua ad essere periodo di festeggiamento in tutta l'area vestina ed in particolare a Pianella. In occasione della festa in onore di Santa Ciriaca, San Pantaleone e San Silvestro, tenutasi dal 27 al 30 luglio, sono arrivati ad animare le calde serate estive personaggi in vista come The Colors, reduci dalla partecipazione all'ultimo festival di Sanremo con Frida, il loro primo inedito ufficiale in italiano. A dare loro il benvenuto il sindaco Sandro Marinelli, che con orgoglio ha ringraziato la band e tutti coloro i quali si sono adoperati per la riuscita dell'evento, al quale hanno risposto con entusiasmo tanti fan, giovanissimi e non. Un saluto a tutti gli abitanti di Pianella e alle persone che ci hanno voluti qua e anche alla vostra televisione che non sono ancora... TV6! Un saluto a TV6 da parte di Colors e anche a Carlotta, dai. Beh, il clima è abbastanza infuocato, quindi i ragazzi attendono frementi addirittura da ieri, quindi non vediamo l'ora di ascoltarli. E anche noi non vediamo l'ora di suonare, perché è grazie a quelle persone che noi esistiamo come realtà musicale. Quindi grazie per l'ospitalità, grazie a questa televisione e grazie soprattutto a loro. Andiamo avanti, lasciamo le note dei The Colors. 2 giorni di festa a Casoli per i 40 anni della banda del paese della provincia di Chieti, che è uno dei simboli e anche uno strumento aggregativo importante per la comunità. Vediamo. Giorni di festa per la banda di Casoli che celebra i suoi primi 40 anni, sfilata per le vie del centro con i componenti vecchi e nuovi che si sono radunati in occasione di un traguardo così importante. Anche il sindaco Massimo Tiberini ne ha fatto parte e ne sottolinea l'aspetto socio-educativo per l'intera comunità. Io ho avuto l'onore di poter suonare il flicornino soprano, che è uno strumento molto particolare e che è il soprano dell'opera, ed è veramente una cosa difficile, però stare assieme a questa associazione che ha dato tantissimo per i ragazzi di Casoli, per i giovani, ma anche per i più maturi, perché c'è stata una crescita esponenziale, non solo musica ma anche attività sociali, incontro, convivenza, comunione assieme a tutti quanti gli altri, sia nel mangiare assieme, sia nel riscoprire le varie città d'Italia ma anche all'estero, andando a suonare in varie parti del mondo. Thank you.
A dirigere c'è il maestro Rodosi D'Annunzio, che lascia con il concerto finale della festa dopo 16 anni di conduzione. Il più giovane ha circa 15 anni, molti sono studenti, altri diplomati al conservatorio, altri ancora hanno da diversi anni raggiunto l'età della pensione. Come ci si sente a dirigere questa banda che ha una storia davvero lunga e prestigiosa? Siamo orgogliosi, senz'altro orgogliosi, emozionati perché insomma non sono professionisti, sono amatoriali, sono parecchi studenti di conservatorio, ma sono più amatoriali. Ricco il programma offerto al pubblico, dalle aree più moderne e standard americani alle musiche di Bellini e Verdi. Il prossimo appuntamento importante è stato annunciato per il cinquantennale. Lasciamo la musica adesso per occuparci invece dell'arte culinaria. Da domani e fino al 7 di agosto a Passo del Mulino di Sant'Egidio e La Vibrata torna l'appuntamento con la 14ª Sagra del Maiale e degli Gnocchi Ripieni Freschi organizzata dall'Associazione Passo del Mulino San Gabriele. Il ricavato della sagra viene reinvestito interamente in attività sociali e per le migliorie della chiesa di zona. Sentiamo il servizio di Publivideo. Siamo pronti a partire la 14ª edizione della Sagra del Maiale, oramai ai nastri di partenza e quest'anno ovviamente con alcune novità. Ma partiamo intanto dall'evento in cui al maiale, di cui non si butta via niente, si unisce anche l'altra specialità, gli gnocchi ripieni. Sì, quest'anno con gli gnocchi ripieni ripartiamo alla grande, speriamo che tutto vada bene, anzi ci auguriamo che vada meglio dell'anno scorso, anche se l'anno scorso è stato un pienone veramente... Con la nostra carne alla brace, tutto alta qualità, e quest'anno abbiamo questa novità, la tagliatella col tartufo fresco. Bene, quindi sarà il caso di venire a provare, ma ricordiamo anche la location, Contrada Passo del Mulino, in un contesto dove la montagna guarda a vista su questa piana agricola. E l'altra significativa novità, se di novità possiamo parlare, è la vostra associazione che è pronta anche a sostenere le necessità del territorio. Esatto, sì. Il nostro ricavato infatti va tutto sul territorio, cerchiamo di mettere a posto le cose un po'... così rotte, cerchiamo di mettere tutto a posto e cerchiamo di fare beneficenza il più possibile. A questo unisce anche l'aspetto gastronomico, per cui c'è davvero da mangiare per tutti i gusti e per tutte le tasche, perché abbiamo non solo menù fissi ma soprattutto anche la possibilità di spaziare dalla carne ai primi piatti, passando anche per altre specialità. Sì. Beh, oltre al nostro solito menù che facciamo con diverse carni, usiamo anche carne di manzo, facciamo pure l'hamburger, cioè, oltre salsicce, tutti i spiedini e compagnia bella, tutte queste cose qua che noi, è la nostra specialità, tutto cotto alla brace, al momento, tutta roba calda, precisa. Allora l'associazione San Gabriele vi aspetta dall'1 al 7 agosto in Contrada Passo del Mulino a Sant'Egidio alla Vibrata. Adesso la pagina dello sport. Da questo pomeriggio sono in vendita sul circuito Listicket Ticket One i tagliandi per la gara di Coppa Italia di domenica alle ore 20:30 allo stadio Adriatico Cornacchia di Pescara fra il Pescara appunto e il Pordenone. Biglietti in vendita anche domenica al botteghino dalle ore 15. Intanto il neodifensore Gennaro Scogliamiglio fa un bilancio di queste prime settimane di lavoro e conferma che avrebbe potuto indossare la divisa biancazzurra già nelle precedenti stagioni. Sentiamo Andrea Costantini. Sì, ci eravamo un po' inseguiti, diciamo, però eravamo veramente stati vicino, perché sia da parte mia che da parte del Pescara c'era la volontà di
di far sì che io potessi arrivare qui, solo che in quel caso il Trapani non ha accettato, perché comunque ci stavamo giocando qualcosa di importante. Poi caso ha voluto, mi ha giocato la finale contro e il Pescara è andato in Serie A. Senti, il Pescara ha avuto due problemi in questi ultimi anni: uno, i tanti gol presi; due, che da palla inattiva non si segna mai. Con te buona parte di questi problemi si risolvono? Ma spero di sì, anche se comunque il Pescara è sempre abituato a giocare un calcio all'attacco, un calcio propositivo, e quindi diciamo che rischi comunque di subire qualche gol in più. Speriamo che quest'anno questo problema non c'è, e sicuramente sui calci piazzati sarà un'arma in più, perché è quello che comunque ho sempre sfruttato nella mia carriera. Spero che anche quest'anno possa aiutare la squadra. Ecco, a proposito, al di là della stazza, cosa conta nelle palline attive? Non so, il tempismo, cosa conta? Sicuramente il tempo è quello che ti fa fare la differenza, però la voglia di andare nell'area avversaria non per perdere tempo, ma per far male all'avversario, quello è importante. Sicuramente quella è un'arma che io mi porto sempre dietro, e spero, ripeto, come ho detto prima, quest'anno di riuscirci. Quali sono le qualità principali che intravedi in questa squadra nelle prime due settimane di lavoro, e quali sono gli obiettivi? Le qualità di questa squadra, da quando sono arrivato, vedo che c'è comunque grande umiltà da parte di tutti, si sono messi tutti in discussione dal primo giorno, e questo sicuramente è una cosa molto positiva, però deve essere così da qui alla fine, non ci dobbiamo mai esaltare, e sicuramente continuando così possiamo fare un grandissimo campionato. Sta a noi tutti i giorni dimostrare che nessuno è indispensabile, e ognuno di noi deve dare il massimo ogni giorno, non si deve sicuramente cullare su una giocata o su un gol, perché poi, come ho già detto, il campionato di Serie B è difficilissimo da affrontare, e quindi noi dobbiamo tenere testa bassa e pedalare. Adesso il Teramo triangolare ieri sera al Bonolis per ricordare la figura di Mirko Mazzagatti. In campo il Teramo, appunto, con Torrese e Mutignano, biancorossi che testano la loro condizione in attesa dell'amichevole di domani contro la San Giustese e soprattutto dell'esordio ufficiale in Coppa Italia contro la Fermana di mercoledì 8 agosto. Sentiamo Jacopo Forcella. Poco più di una settimana dal debutto in Coppa Italia contro la Fermana, il Teramo ha fatto le prove generali della propria condizione nel memorial dedicato a Mirko Mazzagatti, che ieri avrebbe compiuto 50 anni. All'ex giocatore e allenatore in seconda del Diavolo è stata dedicata una serata afosa ma bellissima, quella del Bonolis, che ha visto la presenza, oltre che della squadra di Zichella, anche del Mutignano, che proprio Mazzagatti aveva appena salvato nel campionato di promozione, e della Torrese, che punta ad un campionato di vertice in eccellenza. Nella prima sfida 6 reti per il Diavolo contro il Mutignano, con un Di Renzo in forma super, autore di una tripletta. L'ex Pro Sesto se la cava alla grande sia come goleador che in veste di assistman per Fratangelo, che realizza insieme ad Andrea e Kappa le altre marcature della prima sfida da 45 minuti. 0-0 invece la sfida dei biancorossi con la Torrese. Nonostante le due categorie di distanza, il Diavolo, con la coppia Caidi Speranza dietro e con Spighi in campo con la prospettiva di rimanere in biancorosso, non va oltre il pareggio a reti bianche. Per quanto riguarda invece le questioni di mercato, con Fiordaliso ancora in situazione di stand-by in entrata, così come Vitale, che il Teramo vorrebbe mettere sotto contratto ma rispettando la lista degli over, solo Tulli, Mancini e Amadio sono sulla lista dei partenti, anche se si attendono ancora delle offerte concrete da parte di altre squadre. Perché Barbuti si ridurrà il compenso in questa stagione e potrebbe anche allungare il tipo di rapporto con la società, ma certamente si decurterà i 70.000 euro che avrebbe percepito in questa stagione, che il Teramo non poteva oggettivamente permettersi. Caidi rimarrà in difesa, così come Mattia Altobelli. Nel frattempo ancora out per infortunio il portiere di Sgomis, che ha saltato anche il triangolare, il cui incasso è stato interamente devoluto in beneficenza con la consegna da parte del presidente Campidelli della maglia numero 8 alla famiglia di Mirko Mazzagatti. Domani il Diavolo in campo contro la San Giustese per uno degli ultimi test prima dell'impegno ufficiale di Coppa contro la Fermana. A quel punto le partite non saranno più finte, come le ha definite Zichella, ma cominceranno a valere qualcosa. Purtroppo siamo ancora a luglio, neanche ad agosto, e per tirare le somme troppo presto. Quindi tutte le squadre in ritiro sono belle, tutte le squadre in ritiro non hanno problemi, invece poi i problemi arriveranno quando iniziano le partite. Cosa manca e che cosa c'è di troppo nel Teramo? Di troppo non c'è mai niente, perché come diceva un mio vecchio presidente, che si chiama Borsano al Torino, diceva: più siamo e più vinciamo.
E quindi uno slogan che io ripeto anche qua. Però tipico degli allenatori che non sono mai contenti dei giocatori che hanno, ne vogliono sempre di più. Sì, perché se uno dice sono a posto, la squadra è forte, stiamo bene, la squadra non fa bene, la colpa è mia. Quindi bisogna ogni tanto, non scherzo, invece bisogna secondo me in questo caso dire che sono veramente contento del mercato che è stato fatto dalla società. Ci manca forse un paio di giovani per completare il discorso del minutaggio, perché il minutaggio viene fatto se ai giovani, se ai vecchi il minutaggio non viene. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che i nostri servizi sono disponibili on demand sia sul sito www.tv6.it che sul nostro canale YouTube. È davvero tutto, grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.